Siamo con la dottoressa Ilaria Caracciolo, psicologa, psicoterapeuta, arteterapeuta, per parlare di attenzione. L'attenzione come quella capacità mentale di focalizzare delle attività consapevoli. Un tema di grande attualità dal momento che se ne sente parlare in relazione all'ambito della scuola, se ne sente parlare nelle patologie anche degenerative del sistema nervoso centrale, se ne sente parlare a proposito delle relazioni abituali, quotidiane, che noi abbiamo in famiglia, con gli amici, nell'ambito del lavoro. Ilaria è una psicologa che lavora da molti anni, utilizzando i linguaggi della creatività anche per potenziare le capacità attentive. Sì, infatti l'aspetto interessante di questo tema è proprio legato al fatto che quando parliamo di attenzione non parliamo esclusivamente di una facoltà cognitiva, mentale, ma anche di una capacità che può in qualche modo aiutare e migliorare gli aspetti legati all'emotività e alla relazione. E in questo senso, come giustamente dicevi, è un aspetto fondamentale in questi anni. Il lavoro nelle istituzioni scolastiche o altro sul tema dell'attenzione, proprio perché stiamo insomma, monitorando, stiamo osservando un'aumentata difficoltà in questo ambito da parte di molte persone, proprio perché effettivamente c'è un approccio legato a questo tipo di dimensione della nostra esperienza appunto cosciente, che spesso è un approccio troppo cognitivo, troppo orientato al compito, e questo ha fatto sì che si tralasciasse in realtà quello che è un aspetto complesso appunto di questa attitudine della nostra mente. In realtà quando parliamo di attenzione non parliamo esclusivamente di appunto, come dicevo prima, una facoltà mentale, ma parliamo di un'esperienza legata anche al corpo. Cioè, l'attenzione poi in realtà fa parte di noi e permea tutto la nostra esperienza in quel momento e ovviamente ha ripercussioni anche molto elevate dal punto di vista della nostra psiche, delle nostre prestazioni, perché chiaramente avere un basso livello di attenzione, ad esempio, significa non riuscire a orientare i propri sforzi al raggiungimento di un compito. Non raggiungere il compito significa avere delle ripercussioni dal punto di vista dell'autoefficacia, dell'autostima e quindi Nella di lì, fiducia, certo. certo, tutta una serie di problematiche che insomma non sono strettamente solo legate al, ribadisco, mantenere l'attenzione su un compito, ma vanno poi in realtà ad ampliarsi, insomma, a spaziare in altri ambiti della nostra esistenza. Tanto è vero che i disturbi dell'attenzione, specialmente negli ultimi decenni, sono stati particolarmente attenzionati, no? Anche dagli esperti dell'ambito clinico, dagli psichiatri. Oggi i disturbi dell'attenzione entrano nei manuali statistici anche delle malattie mentali, ma è un'attività, quella sull'attenzione, incentrata sul potenziamento dell'attenzione, che lascia, questo è un mio parere personale, ma immagino che sia condiviso, ampio spazio a tutto ciò che è un lavoro sulla prevenzione di un deficit del genere. Assistiamo nella scuola a molti casi di bambini iperattivi, affetti da ADHD, quindi disturbi da iperattività e da attenzione, che vuol dire che probabilmente già in età scolare è possibile fare qualcosa per arginare questo momento storico anche di grande distraibilità. Siamo esposti quotidianamente ad una miriade di stimoli. L'avvento della tecnologia non ha fatto altro, se vogliamo, che consolidare questo bisogno di recupero d'attenzione. Siamo nel momento in cui la superficialità con cui si consumano i rapporti con gli altri, mettono in condizione tutti, sia i bambini ma anche gli adulti, a considerare le relazioni come molto fugaci, il che vuol dire non dedicarsi mai abbastanza a qualcosa. E questo poi ha delle ricadute fondamentali anche rispetto ai limiti che si vengono a rilevare nel corso degli anni, nel corso dell'evoluzione, che riguardano il problema dell'attenzione,
che poi ognuno si porta avanti come uomo, come professionista, nell'azienda, fino chiaramente a diventare una patologia anche nella terza età su cui oggi è possibile intervenire. Ecco, ci sono molte attività che possono essere pensate per contrastare i deficit dell'attenzione. Quella che noi consideriamo privilegiata è l'attività creativa, la scoperta della creatività che permette al bambino, all'adulto, all'anziano, anche al ragazzo con problematiche di carattere psicofisiche, di portare attenzione verso. Tu sei un arte terapeuta, utilizzi il linguaggio plastico-pittorico, hai già una grande esperienza nella relazione educativa, no? Sei anche autrice di un testo che è pubblicato con l'edizione Circolo Virtuoso che parla proprio di questo. Ecco, in che modo la creatività può essere messa al servizio del potenziamento delle capacità attentive? Fondamentalmente, come dicevi, dobbiamo valutare rispetto a questo tema dell'attenzione altri parametri, altre dimensioni, che sono sostanzialmente quella dell'emotività, quella della motivazione e della relazione. Se consideriamo queste tre dimensioni, le aggiungiamo un po' quello che è la visione classica del deficit di attenzione, perché il problema anche a quale tu facevi riferimento rispetto alla scuola è anche spesso legato al fatto che mancano in realtà delle attitudini, delle capacità ad approcciare questo tipo di bambini che appunto, come dire, ha bisogno di altro oltre, come dire, il compito cognitivo e Certo. mentale. E quindi in realtà con le arti terapie e con la creatività noi andiamo proprio a bypassare questo tipo di problema. Quello che noi facciamo è proporre una serie di attività che aumentano da sole, insomma, di per sé la motivazione del bambino o del disabile a raggiungere degli obiettivi, proprio perché questi obiettivi non sono solamente degli obiettivi performativi per cui bisogna arrivare a fare questo. Ma bisogna arrivare a fare questo, si può arrivare a fare questo perché questo significa tante cose, significa tanta soddisfazione anche nell'azione, nella produzione di manufatti, piuttosto che in realtà nella produzione di relazione. Quindi nel momento in cui lavoriamo attraverso la creatività nel mostrare, nel favorire, questo è il ruolo dell'arte terapeuta, favorire le capacità creative ed espressive, automaticamente facciamo verificare che la persona, anche con deficit dell'attenzione, ma anche la persona normodotata, aumenta di grande il focus che ha rispetto al compito che ha di fronte, proprio perché in qualche modo aumenta la sua motivazione umana, la sua motivazione emotiva. Quindi questo è sostanzialmente una delle chiavi che ci aiuta, insomma, a raggiungere questo obiettivo attraverso le arti terapie. L'altro aspetto fondamentale è che nelle arti terapie la centralità del processo creativo è legata al corpo, cioè nelle arti terapie non ci si dimentica che l'attenzione viene da un corpo e quindi riattivando quella che è la sfera del corpo insieme alla sfera emotiva e alla sfera cognitiva, abbiamo degli esseri, degli individui che in qualche modo mettono tutte le loro energie a servizio di ciò che stanno facendo, mentre appunto quello che accade normalmente magari nelle scuole piuttosto che in altre situazioni è di in qualche modo frammentare l'esperienza per cui o c'è l'attenzione da un punto di vista cognitivo o c'è l'attenzione da un punto di vista corporeo. Noi invece quello che facciamo è cercare di integrare tutti questi aspetti e questo chiaramente questa integrazione funziona da catalizzatore di questi processi e quindi, come appunto dicevamo, arriviamo attraverso la stimolazione della creatività, intesa come appunto il poter produrre novità, il poter tirar fuori da sé qualcosa di innovativo, del tutto personale, arriviamo attraverso questo processo ad aumentare, a migliorare tutto quello che sono tutte quelle che sono le capacità di base del soggetto che poi si ritrova ovviamente una volta nella sua vita normale, al di fuori del La sua setting quotidianità. arteterapico, chiaramente ad avere delle competenze acquisite attraverso il tipo di intervento che noi facciamo, che poi sono spendibili assolutamente in tutti i vari campi della sua vita, da quello appunto, come dicevi, professionale, familiare, insomma, individuale, ecco, Certo. quotidiano. Il modello trasformativo gruppale, questo approccio arteterapico alla creatività. Ecco, in che modo, per esempio, nella scuola portare un'applicazione
tipica dell'arte terapia, benché noi oggi sappiamo bene che arte terapia non sia un qualcosa che può essere relegato ad un ambito sanitario, è un termine convenzionale in cui i linguaggi artistici, i linguaggi della creatività servono per aiutare delle persone in particolari condizioni di bisogno a venire fuori da determinati, diciamo, a risolvere questi determinati bisogni e a venire fuori da determinate situazioni. Ecco, all'interno della scuola, quali attività possono essere pensate con i bambini grazie a questo modello, quindi all'uso del colore, all'uso dei materiali per potenziare la dimensione dell'attenzione? Allora, insomma, per quella che è la mia pratica, la tecnica che utilizzo nelle scuole in generale è quella di favorire un processo che veda tutti ugualmente protagonisti, quindi una sorta di conduzione, come dire, orizzontale che permetta agli allievi tutti, a tutti, insomma, i ragazzi di poter esprimere realmente il loro contributo e di vederlo riconosciuto. Già solo questo, la base, fa sì che loro abbiano quel ritorno. Rispetto appunto a quello che dicevamo, all'autostima, all'autoefficacia, alla sensazione di esserci, che fa sì che la loro attenzione automaticamente viene canalizzata verso il centro di ciò che si sta facendo, proprio perché sentono un bisogno affettivo di base esaudito e quindi questo automaticamente mi aiuta ad attirare, a catturare quella parte di loro che poi mi garantisce di poter, come dire, continuare con un lavoro specifico. La strategia, come dicevo prima, sostanzialmente è quella di proporre loro delle attività che abbiano un nesso con loro stessi, con qualcosa di profondo della loro esperienza. In questa maniera loro si appassionano, perché poi il concetto è anche questo, l'attenzione è Certo. anche passione. Se leggiamo qualcosa che ci interessa davvero, che in qualche modo tocca Ne siamo qualche cosa, siamo attratti, attratti. certo. Quindi in realtà è abbastanza, come dire, non banale, ma semplice. Il tipo di, cioè, diciamo, la chiave, no? Di accesso a quest'area dell'attenzione. È chiaro che se invece noi proponiamo delle attività che hanno, come dire, un interesse per noi, ma non per loro, questo ovviamente più difficilmente, no? Fa sì che loro diano il meglio. Quindi sostanzialmente a scuola è questo. Chiaramente nelle scuole, poi chiaramente con distinzioni nei vari ordini e gradi. La cosa anche molto importante è saper lavorare sulla gioiosità, sull'aspetto ludico delle attività, perché chiaramente lì andiamo a ricontattare anche un aspetto fondamentale, dello sviluppo del bambino, che è quello ovviamente del piacere, del piacere dell'usare il corpo, del piacere di portare a termine delle attività. Quindi, come dire, non si fa nient'altro che leggere quelli che sono i loro bisogni reali. Per soddisfarli e avere in questa maniera una possibilità di aiutarli a concentrare le loro attenzioni, a concentrare le loro energie verso dei compiti condivisi. L'altra strategia fondamentale, che ovviamente sulla quale si basa in realtà il mio modello, è anche quello di lavorare molto sui gruppi, perché nel momento in cui riusciamo a favorire all'interno di un gruppo dei processi di cambiamento, di trasformazione, di relazione significativa, anche questo è un enorme catalizzatore, perché il singolo bambino che magari ha delle difficoltà, se ben integrato nel gruppo, può utilizzare chiaramente quel gruppo come, appunto, come catalizzatore, come contenitore delle sue esperienze e quindi avere una sorta di diffusione da parte del gruppo di tutti gli aspetti positivi che gli altri possono offrire. No, al singolo bambino e viceversa, questo singolo bambino che magari normalmente nelle attività scolastiche, classiche, può essere in qualche modo, come dire, additato, comunque descritto come chi non portatore di niente di nuovo, niente di interessante, ma anzi di in qualche modo distrazione o altro, in questo caso si vede invece riabilitato anche da un punto di vista relazionale, proprio perché utilizziamo delle tecniche in cui il contributo di tutti è assolutamente fondamentale e necessario alla buona riuscita del lavoro di gruppo. Possiamo dire, quindi, in altre parole, che ognuno di noi, in tutte le fasi della propria vita, viaggia con il proprio bagaglio emotivo, il bagaglio di esperienze, il bagaglio di emozioni depositato in questo contenitore che è la nostra vita intrapsichica, che attraverso il gioco rivestito d'arte, ora passami questo termine, si può portare fuori. Nel momento in cui qualunque cosa io
nella mia esperienza, riesco a raccontarla attraverso un disegno che non deve essere per forza bello, no? Deve essere, anzi, più è di fantasia, più è astratto, più è spontaneo, istintivo, più è reale, perché non è nascosto dietro la competenza tecnica, più dunque diventa vero, più diventa attendibile. Nel momento in cui io porto fuori questo mio modo di essere, riesco ad osservarlo, perché in questo momento quello che io ho portato è su un foglio di carta, ha assunto un colore e in quel momento io non so neanche per quale motivo sia quello. Se però poi io riesco a prendere una distanza da quel pezzo di carta, da quel foglio, da quel colore, riesco dunque a creare un vertice di osservazione, quindi riesco ad elevarmi da ciò che avevo dentro, riesco ad osservarlo e a portare attenzione. Se vogliamo, questa è anche un po', la chiave del mistero, secondo il quale, quando c'è un problema da risolvere, se sei troppo coinvolto non trovi la soluzione. Quindi conviene chiedere a qualcuno che sia meno coinvolto, semplicemente perché c'è una diversa distanza, una diversa capacità di osservazione rispetto a quella determinata cosa. Allora, lavorare sull'attenzione serve per sviluppare l'intelligenza del bambino, per sviluppare armoniosamente, aiutare ogni individuo, i bambini a svilupparsi armoniosamente. Serve da adulti anche nella vita professionale. Avere la capacità oggi di risolvere i problemi, si parla molto di problem solving, oggi esiste una chiara corrente che fa riferimento al problem solving creativo. Ecco, ci dice proprio questo: grazie alla creatività tu riesci anche ad arrivare a soluzioni che prima non potevi prendere in considerazione perché ancorato alle logiche della ragione. Quando invece riesci ad andare oltre, a metterti un po' dal punto di vista del creativo, riesci a vedere quel qualcosa in più che in altre condizioni vedrebbe qualcuno che non è coinvolto. Ecco, possiamo dunque affermare che oggi lavorare sulla dimensione della creatività non serva soltanto o nella scuola come ausilio al comparto pedagogico ed educativo, ma serva anche nella vita di tutti i giorni, perché serve in azienda per risolvere i problemi, ma serve anche molto nelle relazioni. Oggi, se vogliamo, il male del nostro tempo è la pessima qualità delle relazioni, la pessima qualità della comunicazione che è basata sull'incapacità di ascoltare l'altro. E l'incapacità di ascoltare l'altro dipende solo da un fattore, la mancanza di volontà, di desiderio, a volte anche di capacità, di portare attenzione all'altro. Sei d'accordo? Sì, assolutamente quello che dicevi, anzi mi faceva anche pensare appunto al lavoro che facciamo nell'ambito della disabilità, cioè dare la possibilità di osservare da esterno se stessi, significa riconoscere sì i limiti, ma significa riconoscere ovviamente anche tutte le cose positive. E questo, come giustamente dicevi, insomma, vale per ciascuno di noi all'interno della nostra vita quotidiana, perché in realtà l'ascolto dell'altro è un punto d'arrivo, perché prima dobbiamo imparare Certo, anche a ascoltare noi che è stessi. una cosa E siamo, difficilissima infatti, peraltro. siamo di fronte spesso a, insomma, persone, individui nella nostra vita che ovviamente hanno perso, non hanno mai avuto un contatto reale con le proprie emozioni, perché ovviamente c'è una grande paura a confrontarsi con se stessi e con i propri temi. Quindi in realtà noi facciamo due cose contemporaneamente, no? Attraverso il nostro lavoro sulla creatività, cioè da un lato diamo la possibilità reale e concreta di auto-osservarsi, di autoconoscersi, di approfondire il rapporto innanzitutto con se stessi e migliorarlo possibilmente, e allo stesso tempo diamo tutta una serie di chiavi di lettura, ma anche di metodi pratici, concreti, per poi relazionarsi agli altri, lavorando ovviamente sull'empatia, sulle capacità di ascolto attivo, sulle capacità anche di relazione tra corpi, in senso di relazione Certo. fisica, di presenza rispetto all'altro. Quindi assolutamente, diciamo, questo chiarisce perfettamente quanto poi trasversale sia, insomma, il discorso che stiamo facendo è valido per tutti. Tra l'altro, con questo chiudiamo questo interessantissimo momento dedicato all'attenzione. Mi veniva da pensare a quanto l'ascolto dell'altro, ora riprendendo quello che tu dicevi, non può esserci se non c'è l'ascolto di se stessi, questa attenzione portata su se stessi, se vogliamo, è anche la chiave di volta del trattamento di patologie della terza età. Perché
laddove la perdita di identità, no? La perdita del rapporto con la propria storia personale è, se vogliamo, la tragedia più grande che possa vivere un uomo. Allora, riuscire attraverso la creatività, attraverso il gioco, a stimolare quella capacità di portare ancora attenzione su se stessi, contribuisce a ricostruire tasselli di storia personale, di identità personale, ed è un importante contrasto all'avanzamento delle patologie degenerative, come la demenza d'Alzheimer e tutte le altre forme di demenza. Assolutamente. E tra le altre cose, la cosa anche molto bella e interessante che osserviamo nell'applicazione in questo ambito è anche un po' quello proprio di riabilitare, la percezione dell'essere umano di una fase della vita, nel senso che poi avere attenzione su se stessi anche in una fase finale, in una fase anche di difficoltà, significa anche cogliere degli aspetti di significato. Rispetto proprio al senso dell'esistenza, quindi chiaramente quello che facciamo è contrastare anche molto un isolamento animico dell'anima da quello che sono le relazioni, da quello che sono le relazioni reali, perché spesso l'anziano si rifugia nell'ascolto solamente delle parti negative di sé, quindi dei problemi, diciamo, degli aspetti di dolore, mentre ovviamente quello che si può fare dando un'attenzione, come dicevi tu, sulla storia personale o altro, significa quello che si può fare appunto è trasformare il senso di appartenenza alla vita, che comunque è fondamentale anche in quel momento. E ovviamente in questo senso noi parliamo, no, di accompagnamento alla morte alcune volte, ma inteso proprio come un accompagnamento a una chiusura della nostra vita che, insomma, viva Dio, richiede, necessita di un'attenzione, di una presenza importante, così come la parte iniziale della nostra vita. Non a caso spesso parliamo di bambini e poi di anziani, perché comunque sono delle fasi della vita che vale assolutamente la pena vivere fino in fondo. Chiaramente, come dire, è fondamentale questo aspetto della creatività perché può realmente trasformare il senso di ciò che in qualche modo si percepisce, no? In una fase finale dell'esistenza.